Quindi iniziamo con la spiegazione. Abbiamo detto che un cardigan per bimba di 3 anni non si trovano le misure, difficilmente si trovano le misure per i 3 anni, o sono 2 o sono 4. Io ho cercato di mediare tra il 2 e il 4. Quello che potrebbe non rispecchiare le misure è la lunghezza, in quanto facendo le piastrelle di quella misura 2 sarebbe stato troppo corto, 3 potrebbe essere un pochino lungo, però non c'era modo di farlo diversamente, a meno che non si facesse mezza piastrella, ma secondo me sarebbe stato male. Comunque vediamo, tanto vi dico come fare. Serve un uncinetto del numero 4 e 250, allora i grammi che poi voi dovrete comprare, se non li avete, sono 300, però quello che in effetti pesa il cardigan sono 250 grammi, perché di bianco e di fucsia ne occorre un po' di più, ma dai 50 grammi di ogni colore senz'altro ve ne avanza, per cui il peso, lo dico questo perché se voi doveste avere degli avanzi di cotone di un colore che volete usare, non sono proprio 50 grammi, sappiate che fossero 40 potrebbero bastarvi. Io ho indicato la quantità in base al gomitolo che uno dovrebbe comprare. Allora, quindi 250 grammi diviso tra bianco, rosa, fucsia, grigio e glicine. 50 grammi di rosa, grigio e glicine, che è quello che ne occorre di meno, e 75 di bianco e fucsia. Come vi ho detto, tra tutti i colori vi avanzeranno circa 50 grammi. Vi ho spiegato il motivo. Allora, montate 48 catenelle, che dovrebbero corrispondere, anzi corrispondono a 27 cm, che più o meno è la misura del collo di un bimbo di 3 anni. Incominciamo. Il punto si articola tutto in 2 giri, un giro di punto basso e un giro di punto fantasia. Dopo che vi ho dato la prima parte di spiegazioni, vi faccio vedere come si fa il punto fantasia. Nel giro di punto basso andremo a fare gli aumenti e giro per giro vi ho indicato quelli che dovete fare. Ogni 2 giri cambiamo colore. Io ho adottato una certa sequenza, cioè ho ripetuto il bianco, ho ripetuto il fucsia e ogni gruppo cambiavo il rosa, il glicine e il grigio. Potete, diciamo, adottare il sistema che volete, purché sviluppiate il lavoro sempre su 2 giri. Uno, come vi ho detto, sarà di punto bianco, il primo di punto basso, il primo l'ho fatto in bianco, il secondo giro punto fantasia sempre in bianco, terzo e quarto giro in rosa. Nel giro di punto basso aumentiamo 14 punti e arriviamo a 62. Nel punto fantasia non dovete aumentare nessun punto, i punti rimangono gli stessi che avete, i punti rimangono gli stessi che avete aumentato nel giro di punti bassi. E così, ora da qui in poi non ho più indicato i giri pari perché il punto fantasia è sempre lo stesso, quindi nel quinto giro cambiamo colore, aumentiamo 14 punti, diventa 76, nel settimo ricambiamo colore, sono 90, nel nono ricambiamo colore, sono 104 e fin qui abbiamo sempre aumentato 14 punti. Adesso nei prossimi giri e per 4 volte, cioè l'undicesimo, il tredicesimo, il quindicesimo e il diciassettesimo, aumenteremo 15 giri, punto per 4 volte, arriviamo a 164 punti. Il diciannovesimo giro ne aumentiamo 14, sono 178, il ventunesimo altri 14 e arriviamo a 192. Questo è il numero massimo di punti che avremo nel nostro, nel nostro carré. Il 23° giro lo facciamo in fucsia, sempre a punto basso, senza aumenti. Il 24° sarà naturalmente in fucsia, il punto fantasia. Il 25° in bianco, sempre senza aumenti. Il 26° punto non esiste. Difatti ho scritto il bianco è l'ultimo giro, non si fa il punto fantasia. Spero che questo sia chiaro, comunque vi dovete fermare al 25° punto. In totale avrete 192 punti, senz'altro circa 17 cm e mezzo. Su una base di punto basso vediamo come fare il punto fantasia. Allora abbiamo fatto il nostro giro di punto basso con un colore, con lo stesso colore facciamo 3 catenelle e giriamo il lavoro.
Nel primo punto, proprio quello attaccato alle catenelle, non saltiamo un punto, facciamo un punto alto non chiuso, saltiamo un punto di base e in quello seguente facciamo un altro punto alto non chiuso e li chiudiamo assieme. Una catenella e ricominciamo. Nello stesso punto dove abbiamo appena fatto il punto alto, nello stesso punto catenella di base, rifacciamo un punto alto non chiuso, saltiamo un punto di base, nel punto seguente altro punto alto non chiuso e chiudiamo assieme. Una catenella e ricominciamo. Nello stesso punto un punto alto non chiuso. Nel punto seguente lo saltiamo, andiamo nel secondo punto e di nuovo un punto alto non chiuso. E così per tutto il giro. Cioè non chiuso e poi chiuso assieme, scusate. Un punto alto non chiuso, saltiamo un punto di base, nel punto seguente un punto alto non chiuso e si chiude assieme. In pratica facciamo una specie di zigzag, vedete? Il punto forma uno zigzag, quindi catenella, stesso punto, punto alto non chiuso, saltiamo una di base, punto alto non chiuso e chiudiamo assieme. E così per tutto il giro. Ecco, il punto fantasia è tutto qui, molto semplice e molto anche veloce da fare. Adesso arriviamo in fondo e vediamo il cambio colore. Siamo arrivati sull'ultimo punto, anche qui faremo una catenella e nell'ultimo punto che avete già adoperato, l'ultimo punto del punto basso, dove già avete fatto il secondo punto alto non chiuso e poi chiuso assieme, farete un punto alto. Così il vostro lavoro non rimane obliquo, ma rimane diritto da una parte e diritto dall'altra. Adesso dobbiamo ripartire con il punto basso, che è molto semplice, ma volevo farvi vedere dove prendere, dove andarvi ad agganciare per fare questo punto basso. Quando cambiate il colore, se volete che si veda meglio, non chiudete gli ultimi due fili che vi rimangono sull'uncinetto così. Lasciate il filo viola di colore diverso e chiudete l'ultimo punto con il nuovo filato, così. Poi giriamo il lavoro. Magari se volete date un nodino con il filo che abbiamo appena iniziato, quello tagliato, l'inizio proprio, il capo iniziale, date un nodino e poi i fili li andrete ad assicurare in seguito. Quindi giriamo il nostro lavoro, vedete che abbiamo già il filo bianco, una catenella per girare. Adesso in ogni spazio dove c'è la catenella facciamo un punto basso. Nel punto di unione dei due punti alti non chiusi e chiusi assieme andiamo a prendere proprio il punto, non soltanto la catenella sopra, ma lo prendiamo proprio dentro, vedete? Non so se si vede bene la differenza. Allora, non prendiamo solo questo, quindi la catenella sopra, ma prendiamo proprio tutto il punto. In pratica andiamo ad agganciare anche questo filo, guardiamo se riesco a farvelo vedere, ecco, questo filo che rimane tra il buchetto e la catenella di sopra. Voi lo prendete proprio al centro, fate più veloce, vedete così? Ecco, qui forse si vede meglio, vedete che c'è questo filo, voi non prendete sopra ma prendete proprio sotto, non qui la catenella, ma proprio dentro. Inserite nel punto anche quel filo lì, andate proprio nel centro e fate tutto il vostro giro di punti bassi, proprio dentro così, avrete lo stesso numero di punti bassi che avevate alla base, a parte che vabbè, nei giri di punti bassi in questo caso dovete fare gli aumenti, ma questo è un'altra cosa, io come punto diciamo base si fa così. Ecco, proseguite così. Vedete che si forma questo zigzag un pochino, direi, lo chiamerei anomalo, diverso, perché prendendo il punto a quel modo si evidenzia quella righetta che lo rende un pochino diverso, un po', diciamo, ora non mi viene la parola, un po' poco rintracciabile. Ecco, magari lì per lì non si capisce come è fatto questo punto, però è molto semplice, è fatto così.
Proseguiamo con la spiegazione. Adesso passiamo alle piastrelle. Dovete farne 27, cioè saranno tre file di 9 piastrelle ciascuna. E dopo che vi ho spiegato questo, vi faccio vedere nel video come fare la piastrella. Allora, io le ho alternate così. Fucsia, rosa, glicine, fucsia, rosa, glicine, fucsia, rosa, glicine e così via. E poi le ho ricambiate in modo che l'alternanza dei colori in orizzontale e l'alternanza di colori in verticale abbia sempre la stessa cadenza, scusate. Non si ripetono, non avrete mai vicino due piastrelle dello stesso colore, però anche questa è una scelta mia soggettiva, non è che per forza debba essere così. Adesso vediamo come fare la piastrella. Allora, io il centro della piastrella l'ho fatto in grigio. Facciamo cerchio magico e dentro il cerchio magico lavoriamo. Il primo saranno 3 catenelle che corrispondono a un punto alto più una catenella di separazione. Poi facciamo un punto alto, una catenella per 8 volte, cioè fino ad avere 8 punti alti, compreso le 3 catenelle iniziali. Quindi ne abbiamo 3, 4, 5, 6, aspettate che qui non ho fatto la catenella, devo disfarne 1, quindi eravamo a 6, 2, no, 1, 2, 3, 4, 5, il sesto l'ho disfatto, 6, 7, 8, l'ultima catenella, poi tiriamo, chiudiamo il nostro cerchio magico, lo chiudiamo bene, che sia bello stretto, poi questo filo lasciatelo un pochino più lungo perché vi servirà a fine per assicurarlo con l'ago intorno qui. Quindi fatti gli 8 punti alti catenelle, dopo l'ultima catenella andiamo a collegarci sul terzo punto catenella iniziale. Ci colleghiamo, chiudiamo il nostro giro e ci spostiamo con un punto bassissimo tra il primo e il secondo punto alto. E qui tagliamo il filo. Naturalmente se avessi le forbici a disposizione, aspettate. Eccole qua. Lasciate magari un pochino di più, ma ecco, abbiamo tagliato il nostro filo. Il secondo giro è in bianco. Ci andiamo a posizionare dove abbiamo appena tagliato il filo, qui. Vi faccio vedere come fare per in pratica assicurare già un pochino quel filo che poi dovrete andare a assicurare. Fate una catenella, proprio come se iniziaste un lavoro, e la tirate bene, la chiudete bene. Poi vi posizionate, come vi dicevo prima, nello spazio dove abbiamo appena chiuso il nostro colore grigio, il primo giro, usando naturalmente il filo che è attaccato al gomitolo, fate un punto bassissimo, così. Da qui, vedete, facendo così avete già assicurato un pochino il filo con la prima catenella, scusate, molto stretta. Questi due fili, il grigio col quale abbiamo finito, il bianco con il quale abbiamo iniziato, adesso li lasceremo dentro al lavoro che andiamo a fare e vi faccio vedere quello che dobbiamo fare. Allora, 2 catenelle e 3 punti alti non chiusi e poi chiusi assieme, in pratica una nocciolina, 1, 2, 3. I punti alti devono essere in pratica 4, ma noi i primi due punti di catenella sono quelli che sostituiscono, è l'alzata quella che sostituisce il primo punto alto. Poi 2 catenelle, andiamo, vedete che abbiamo lavorato questo filo, l'abbiamo lavorato qui dentro, quindi è già una forma, diciamo così, di assicurazione, come se avessimo assicurato il filo. Mi esprimo male, poi mi trovano a ridire. Le 2 catenelle, nello spazio seguente facciamo di nuovo,
scusate che mi porto dietro il filo, lo togliamo così. Ecco. Nello spazio seguente andiamo a fare di nuovo i 4 punti alti non chiusi e poi chiusi assieme. 2, 3, 4, li chiudiamo assieme, 2 catenelle. E questo filo mi vuol bene e vuol continuare a venire con me. Stessa cosa per tutto il giro. 4 punti alti non chiusi e chiusi assieme. Per tutto il giro usciranno 8 gruppi di punti alti. Siamo arrivati a fine giro, facciamo le ultime 2 catenelle e andiamo a chiudere il giro proprio, vediamo se riuscite a vederlo, vedete, proprio nella chiusura dei 4 punti, proprio andiamo a prenderlo qui dentro, così lo chiudiamo con un punto bassissimo. Abbiamo chiuso il nostro giro. Ancora con un punto bassissimo ci andiamo a spostare nel primo archetto, diciamo dove sono le 2 catenelle di divisione tra i 2 gruppi di punti alti. Ancora una catenella e tagliamo il nostro filo, così. Adesso passiamo all'altro colore e prendiamo il rosa. Stessa cosa. Facciamo una catenella chiusa molto stretta, ci posizioniamo nello spazio dove abbiamo appena chiuso il nostro giro e andiamo ad agganciare la catenella che abbiamo sull'uncinetto con un punto bassissimo, così la chiudiamo. Tiriamo bene il filo e qui lavoriamo. Sempre tenendo i 2 fili dentro, diciamo, i punti che adesso andiamo a lavorare, facciamo 3 catenelle che corrispondono a un punto alto, 2 punti alti, 1, 2, sempre nello stesso archetto, 2 catenelle e altri 3 punti alti, sempre nello stesso, praticamente andiamo a costruire il nostro angolo. E abbiamo sempre agganciato i 2 fili che dovremmo assicurare. Vedete, li abbiamo agganciati, sono rimasti dentro a quello che abbiamo fatto. Adesso li mettiamo da parte. Nell'archetto seguente, senza fare catenelle tra un gruppo di punti alti e l'altro, facciamo 3 punti alti. 2 e 3. Nell'archetto seguente non facciamo catenelle, nell'archetto seguente lavoriamo di nuovo 3 punti alti, 2 catenelle, 3 punti alti, esattamente come abbiamo fatto qui, e ci stiamo formando il nostro secondo angolo. 1 e 2. E altri 3 punti alti. È la piastrella granny tradizionale, da qui cominciamo a lavorare la solita piastrella. Abbiamo formato la nostra prima linea, il nostro primo lato del quadrato. Adesso stiamo formando il secondo. Nel gruppo seguente facciamo 3 punti alti. Nel seguente ancora formiamo il nostro terzo angolo. 1, 2, 3, 3 catenelle, 2 catenelle, scusate, 2, 2, non 3. E 3 punti alti. Vedete che il nostro lavoro da cerchio che era sta prendendo la forma quadrata. Abbiamo già fatto i 4 angoli. Proseguiamo a fare il terzo lato. Quindi 3 punti alti, niente catenelle, andiamo nel seguente e qui invece facciamo il quarto angolo, cioè 3 punti alti, 2 catenelle e 3 punti alti. Spero con tutti questi scioglilingua di non aver detto Roma per Toma. L'ultimo lato, niente catenelle, nello spazio facciamo i 3 punti alti e abbiamo concluso il nostro quadrato. Abbiamo dato forma quadrata, vedete, alla nostra piastrella. Ci posizioniamo sulla terza catenella di inizio giro.
facciamo un punto bassissimo e con altri tre punti bassissimi andiamo a posizionarci nel primo spazio tra i due punti, i gruppi di tre punti alti, cioè nel primo angolo. Quindi qui abbiamo chiuso il giro, adesso andiamo dentro al punto e facciamo un punto bassissimo, dentro all'altro e facciamo un altro punto bassissimo, il terzo lo andiamo a fare proprio nello spazio delle due catenelle che formano l'angolo. Chiudiamo e tagliamo il nostro filo. Così. Adesso dobbiamo fare l'ultimo giro di punti alti. Riprendiamo il filato bianco, rifacciamo lo stesso lavoro, catenella molto molto stretta, andiamo a posizionarci nell'angolo dove abbiamo il filo che abbiamo appena terminato, prendiamo il filo lungo col quale andiamo a lavorare, quello corto lo lasciamo qui di sopra, posizioniamoci bene, scusate che mi è rimasto, ecco così, no, non è bene, mi è rimasto troppo al centro, devo metterlo più laterale, ricominciamo che facciamo prima, quando si vuol far presto poi, allora qui estringiamo, ci posizioniamo proprio attaccati al terzo punto del primo gruppo, proprio attaccati, altrimenti poi si vede quella piccola nocciolina che forma la catenella di chiusura del giro, ma è proprio una cosa impercettibile, ma se possiamo evitarla la evitiamo. Quindi chiudiamo, mettiamo i due fili dentro al lavoro che andiamo a fare e anche qui cominciamo con 3 catenelle, 1, 2, 3, 2 punti alti, teniamo sempre dentro, vedete al centro i fili, 2 catenelle, e si divide, 1, 2, 3 punti alti sempre nello stesso, 2, 3, non facciamo catenella sul lato diritto, non facciamo catenella e proseguiamo tra un gruppo di 3 punti alti e l'altro a fare i 3 punti alti di questo giro. 1, 2, 3, ce ne sarà un altro, questo saranno 2 e non 1 come abbiamo fatto nel giro precedente perché per forza la piastrella si allarga. Nell'angolo facciamo di nuovo un angolo, quindi di nuovo 3 punti alti, 2 catenelle e 3 punti alti. 2 e 3. E proseguiamo sull'altro giro. Facciamo tutti e tre i lati, tutti e quattro, uno l'abbiamo già fatto, completiamo tutti gli altri tre lati esattamente come abbiamo fatto adesso. Terminato anche l'ultimo lato, facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto prima. Andiamo a chiudere il nostro giro sulla terza catenella di inizio giro. Con dei piccoli punti bassissimi ci spostiamo, prendiamo proprio il punto in cima, ci spostiamo sino al centro dell'angolo, così, chiudiamo il nostro giro e qui lasciamo filo sufficiente, lasciatene un bel po', per cucire le piastrelle, in modo che non dovete né assicurare, scusate che lo tolgo, non dovete né assicurare il filo di chiusura né iniziarne un altro per poi unire le piastrelle. Siccome tutti i bordi sono dello stesso colore, nel mio caso bianco, poi voi lo farete del colore che preferite, tenete il filo, vedete, ne lasciate abbastanza perché vi servirà per unire le due piastrelle. Ora io non ho un'altra piastrella per farvi vedere come cucirle, però ipotizziamo che vi faccio vedere così, come se queste fossero due piastrelle, unite il diritto di una piastrella col diritto dell'altra piastrella e andate a prendere tutti i punti. Ora vi faccio vedere come fare. Allora, prendiamo il nostro ago da cucire.
abbiamo detto che ipotizziamo che ci siano due piastrelle, quindi una contro l'altra. Non fate questo lavoro, facciamo finta che qui la piastrella continui. Voi dovete unire diritto con diritto di due piastrelle, non di una. Lo so, non è una bella cosa, ma adesso non riesco a fare un'altra piastrella. Prendiamo proprio allora, nella prima catenella noi di divisione dell'angolo abbiamo chiuso il nostro giro. Nella seconda catenella andiamo proprio a prendere questa catenella e la andiamo ad agganciare con la catenella dell'altra piastrella, perché anche nell'altro angolo ci sono due catenelle, noi prendiamo la seconda. Poi ogni punto di una piastrella lo andiamo a cucire col punto dell'altra piastrella, così. Tutto il lato così. I punti sono 14 perché abbiamo 4 gruppi di 3 punti, 4, 4, 8, 4, 12, scusate, di 3, 6, 9, 12 punti più una catenella nell'angolo 13, una catenella nell'altro angolo 14. Quindi noi dobbiamo cucire 14 punti. Uno per uno, non saltatene perché altrimenti vi rimane tutto storto. Anche di un punto solo, ma si vede tantissimo. Voi dovete cucire punto con punto e arrivare alla fine che avete preso, vedete, il punto alto col punto alto, vi rimane da prendere la prima catenella d'angolo con l'altra catenella sull'altro angolo. Così. Assicurate il filo, lo passate magari poi dentro in modo da cucire. Vedete che i punti alti sono perfettamente allineati con l'altra piastrella. Ora vi faccio vedere il risultato sul lavoro finito. Ecco, vedete che i punti alti combaciano perfettamente con i punti alti dell'altra piastrella. Se noi ci fossimo spostati di mezzo punto, ecco, il risultato sarebbe stato questo. Vedreste proprio storto, mentre invece deve essere bello allineato. Quando arrivate a cucire nell'angolo, perché ora voi cucite tutta una striscia di piastrelle come vi ho fatto vedere, quando cucirete la seconda striscia naturalmente dovrete cucire due lati, cioè questo e poi questo, prima con una piastrella del giro di sotto, poi con l'altra piastrella seguente del secondo giro. Andate a riprendere un attimino quelli che sono i punti dell'angolo. Però io li ho ripresi, ma se voi anche lasciate quel piccolissimo forellino che rimane nel mezzo, devo dire che non sta male. Quello sceglietelo voi. Vi dico io, ecco, vedete che rimane proprio un piccolissimo. Cosa c'è? Qui c'è un filo da tagliare, ecco, che si vede. Rimane proprio un piccolissimo. Cos'è sto filo? Vedete? Rimane questo piccolissimo forellino. Male non sta. Un po' più, si vede un po' di più, un po' di meno, ma comunque è quello che intendevo. Anzi, si forma, vedete, un altro, chiamiamolo un altro fiore nel fiore. Questo per cucire le piastrelle. Finite le piastrelle, dobbiamo unirle al carré. Adesso vi parlo un attimino dei conteggi che vedrete anche nel video e poi vedrete come unire le piastrelle. Allora, noi abbiamo 192 punti nel carré che abbiamo fatto. Ogni piastrella ha 12 punti di lato, come spiegato anche nel video. Quindi dividiamo i punti tra davanti, dietro e maniche. Avremo 32 punti su un davanti, 33 punti per la manica, 62 per il dietro, altri 33 per la manica e altri 32 per il davanti. Una volta che abbiamo finito di cucire il nostro carré alle piastrelle, avremo circa 37 cm di lunghezza del nostro cardigan. Ora vedete il video della cucitura e della divisione dei punti davanti, dietro e maniche. Una volta finito la parte, diciamo così, delle cuciture, passiamo alle maniche. Abbiamo terminato ed unito tutte le nostre piastrelle.
Adesso dobbiamo andarle a unire al nostro corpetto. Dobbiamo prendere bene le misure per sapere quante cucire nel davanti e quante cucire nel dietro. Come facciamo? Pieghiamo a metà il nostro lavoro, proprio come se già fosse pronto per indossarlo, vedete? Se le piastrelle sono 9, saranno 4 piastrelle e mezzo nel davanti, 4 piastrelle e mezzo nel dietro. Piegandolo così vedrete che sembra che nel davanti ce ne siano un pochino meno, perché vedete qui è piegato proprio a metà della piastrella, della quinta piastrella, 1, 2, 3, 4, questa è la quinta che determina la metà, quindi se voi vi mettete proprio sul grigio, sul centro del fiore grigio e l'altro grigio, vedete che la piastrella non rimane a metà sarebbe anche qui il fiore grigio, però per effetto dello spessore della maglia e della piega che si fa, rimane sempre qualche cosina in più sul dietro, ma non preoccupatevi perché comunque noi nel davanti dobbiamo ancora andare a fare tutto il bordo, quindi i davanti automaticamente si allargano un pochino, quindi voi piegatela bene e dove vi rimane la vostra, diciamo il vostro segno, lasciate così, non preoccupatevi se vi sembra meno. Allora, abbiamo visto che noi abbiamo una piastrella, due piastrelle e praticamente un quadratino di una piastrella, anziché tre ne abbiamo solo uno. Qui mettiamo il nostro marcatore. Stessa cosa la facciamo dall'altra parte. Qui. Adesso facciamo il conto di quanti punti, di quante catenelle, diciamo, ci sono da bordo a marcatore, che poi saranno le stesse che sono dall'altra parte. Abbiamo detto che sono piastrelle di 14, chiamiamoli punti, quindi 14 e 14 sono 28, più una catenella di spazio tra i due e tre sono 28, 29, 30, 31 e 32. Vuol dire che abbiamo 32 punti da una parte e 32 punti dall'altra. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a contare 32 punti nel nostro davanti, quindi saranno 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. E andiamo a mettere un altro marcatore, aspetta che lo prendo, sul 33esimo punto, perché i 32 punti devono essere liberi. E sono quelli che poi, vedete, andiamo a cucire qui e anche così ad occhio si vede che è preciso. Quindi 32 punti da una parte, adesso li andiamo a contare anche sull'altro lato. Allora, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. Anche qui prendiamo un altro marcatore e lo mettiamo sul 33esimo punto. E abbiamo delimitato quello che è la parte, quella che è la parte che dobbiamo andare a cucire tra il sopra e il sotto, cioè tra il carré e il corpo del nostro cardigan. Allora, abbiamo detto che nel nostro carré, cioè nella nostra parte superiore del cardigan, siamo arrivati ad avere 192 punti. Adesso dobbiamo delimitare quali saranno, cioè decidere quali saranno i punti per la manica e quanti saranno invece i punti per il dietro che dovremo poi andare a cucire con la parte dietro delle nostre piastrelle. Allora, dobbiamo fare il calcolo di quanti punti abbiamo nelle piastrelle del dietro. Sono tre piastrelle, una, due, tre, quindi sono 14 per 3, sono 3 per 4, 12, 42 punti. Aspettate che me lo scrivo così poi, no? Aspettate, 14 per 3, 3 per 4, 12, 3 per 1, 3, 42 punti. Più ci sono i 3, questi 3,
laterali sia da una parte che dall'altra, quindi avremo 3, 6, 9, 10 punti da una parte, 10 punti dall'altra, quindi dobbiamo aumentare di altri 20 punti e abbiamo 62 punti per il dietro. Questo vuol dire che se da 192 punti abbiamo tolto i 64 del davanti, siamo arrivati a 128 punti. Di 128 punti dobbiamo togliere anche i 62 del dietro, rimaniamo con 66 punti. 66 punti li dobbiamo dividere per 2, che sarà il numero dei punti da attribuire alle maniche, quindi 33. Allora, fatto questo calcolo, che poi vi scriverò, ora lo vediamo così, contiamo 33 punti, 33, no, qui, scusate, contiamo 33 punti qui nel nostro carré. Uno è già da considerare quello dove abbiamo messo il marcatore, perché qui ne avevamo lasciati 32. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33. 33, mettiamo il marcatore sul 33esimo punto, così sappiamo che per il davanti dobbiamo cucire sino al punto prima del marcatore. Per le maniche dobbiamo considerare anche il punto del marcatore. Ora facciamo lo stesso conteggio dall'altra parte, questi sono i punti del davanti e andiamo a contare 33 punti. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 e 1, 33. E qui mettiamo l'altro marcatore. Adesso non stiamo a contarli perché altrimenti non la finiamo più, ma comunque da un marcatore all'altro abbiamo il nostro dietro che deve corrispondere, guardiamo così ad occhio, alla misura che noi abbiamo dato qui. E in effetti, guardate, se noi partiamo da marcatore a marcatore, accostiamo così il nostro lavoro, che poi sarà punto dopo punto, sarà uguale, vedete che arriviamo proprio giusti all'altro marcatore. Adesso non ci rimane che cucirlo. Prendiamo il nostro filo bianco, mettiamo nell'ago e facciamo un piccolissimo nodino che intanto poi verrà tagliato. Ora, ma veramente potevo anche usare. Allora, se non avete il filo di fine quadrato, prendete un filato, un pezzo di filo e lo mettete sull'ago, altrimenti, così evitiamo di dover assicurare tanti punti. Altrimenti, siccome qui ho abbastanza filo da cucirne una parte, per evitare di assicurare questo, poi assicurare quell'altro, diciamo che cucio direttamente con questo. Ecco. E come facciamo? Mettiamo diritto del lavoro della piastrella col diritto, cade tutto, scusate, ecco, diritto col diritto del nostro sprone, quindi lo pieghiamo su se stesso, cerchiamo di mettere in modo da evitare che il punto si allunghi o si accorci, cioè le parti non rimangano proprio giuste, mettiamo i nostri marcatori uno attaccato all'altro, così mentre cuciamo ci rendiamo conto se per caso avessimo saltato un punto da una parte o dall'altra. E da qui incominciamo a prendere, come abbiamo fatto per le piastrelle, un punto da una parte e un punto dall'altra. Un punto da una parte, un punto dall'altra. Cuciamo così senza tirare troppo perché il punto dello sprone è morbido, il punto della piastrella è morbido, se noi lo tirassimo potremmo rischiare di fare un po' di arricciatura, quindi lo tirate a sufficienza che non rimanga, vedete, che non rimanga così molle, però non troppo da restare, ecco, così proprio tirato che non ha di morbidezza. Vi dovete regolare più che altro guardando come viene. E cucite tutto questo sino al marcatore.
prendete proprio, vedete una catenella da una parte e una catenella dall'altra, un punto e un punto. I punti devono quadrare perché li abbiamo contati e quindi non possiamo arrivare ai marcatori che ci sia un punto di più da una parte che non dall'altra. Quindi cuciamo tutti i 32 punti. Come vedete sono arrivata quasi ai marcatori e ci sono arrivata proprio giusta. Avrò 3 punti da una parte e 3 punti dall'altra. 1, 2, ora si vedono un po' male comunque, e questo è il terzo. Come vedete abbiamo il marcatore che segna il primo punto della manica. Adesso questi li possiamo togliere che danno fastidio a nient'altro, non fanno vedere bene il lavoro. Ecco, si è anche sfilato, scusate solo un attimo. Ecco, se avete poco filo, come è successo a me, lo assicurate. Se invece avete ancora filo, proseguite come vi faccio vedere adesso con la parte del dietro. Aspettate solo un attimo che lo assicuro, vedete, poi lo faccio passare qui dentro alla cucitura, quello che ho appena fatto. Intanto bianco su bianco non si vede, però ci dà un po' di... L'ambulanza, non so se la sentite, ma c'è un'ambulanza. Ecco, vedete, facciamo passare per qualche punto indietro, così si è sfilato. Sono comodissimi questi aghi perché ci passa qualsiasi spessore di filato, però essendo appunto la cruna grande tende a scappare. Una volta che avete poi assicurato il filo lo taglierete. Adesso andiamo a cucire dietro. Vedete che il nostro davanti sta già prendendo la sua forma. Aspettate che ve lo faccio vedere dall'alto. Ecco, vedete? Sta prendendo la sua forma. Il davanti in pratica l'abbiamo cucito. Adesso dobbiamo andare a saltare i punti della manica, quei 32-33 che avevamo già stabilito che erano per la manica, e mettiamo il marcatore in modo da non perdere, diciamo così, punti sul primo punto libero, sul primo punto libero dopo quello che abbiamo cucito, proprio il primo punto libero. Scusate, no, ho sbagliato, perché questo è ancora della manica, mentre invece noi questo, il punto sulle piastrelle è già del dietro, per cui il marcatore lo andate a mettere nel punto che avete appena cucito, non quello libero ma l'ultimo cucito, perché i punti qui devono essere 32 e qui invece devono essere giusti, non mi ricordo quanto avevamo detto per il dietro, aspettate che vado a vedere, perché non me lo ricordo proprio, per il dietro avevamo detto 62 punti, se non sbaglio, esatto, 62 punti per il dietro che corrispondono alle 3 piastrelle più queste 2 laterali. Allora, adesso vado a recuperare quel filo che avevo, eccolo qua, e iniziamo a cucire il dietro. Mettiamo di nuovo diritto con diritto, quindi ribattiamo il nostro sprone sulle piastrelle, lasciamo fuori il punto agganciato col marcatore e dal primo punto libero ricominciamo a cucire. Allora, io ho fatto un piccolissimo, l'ho fatto vedere prima mi pare, un piccolissimo nodino che poi non è che sia così, diciamo, importante, però poi si taglia, era solo per non farla scappare. Date, se volete, date, ora ne ho lasciate anche troppo, ecco, 2 nodini così, 1 e 1, 2, in modo che il filo sia assicurato. Poi questo filo lo trattate come per tutte le altre cuciture o quando iniziate, cambiate colore. Lo lasciate qui sopra, diciamo, ai punti che dobbiamo cucire e lo prendiamo assieme, un punto da una parte, un punto dall'altra, e nel mezzo ci lasciamo il filo che abbiamo appena montato. Un punto da una parte,
state attenti, ecco, vedete, già sbagliavo, ne saltavo uno, cioè non ne saltavo, ne prendevo uno due volte, perché col filo così nel mezzo porta, trae un po' in inganno. Questo l'abbiamo già lavorato, uno da una parte e uno dall'altra, sin arrivare al prossimo marcatore della manica. Quando avete, ce ne sta ancora un po', quando siete vicino, diciamo così, al nodino, non lo fate, lo lasciate libero e poi andrete a tagliare in modo che il nodino vada via. Ve l'ho detto, il nodino serve soltanto perché se iniziando non c'è il nodo, magari tirate un pochino di più il filo, vi si sfila dal lavoro e dovete ricominciare da capo. Così invece almeno vi assicura che rimane fermo, però poi è ininfluente, potete anche già tagliarlo adesso. Ecco così. E questo si butta. Adesso non tiro perché altrimenti il lavoro stringerebbe, ma se voi tirate, io tiro per finta, diciamo, se voi tiraste non si sfila più. E continuiamo così fino ad arrivare al prossimo marcatore del dietro e al prossimo marcatore, no, non l'avevamo messo, ah sì sì, l'altro marcatore del che delimita il davanti. Se volete fate come abbiamo fatto prima, unite i due marcatori, così man mano che vi avvicinate al punto potete controllare bene che non avanzino punti né da una parte né dall'altra. Cucite sempre allo stesso modo. Sono arrivata di nuovo ai due marcatori. Ora assicuro un attimino il filo perché purtroppo è giusto. Non sono riuscita, anche infilato male, non sono riuscita a non riesco a proseguire perché è proprio poco. Allora, dicevo, assicuriamo il filo come abbiamo fatto dall'altra parte. Ora l'ho tirato troppo, ma ce la possiamo fare. Aspettate, che allento un po' l'ultimo punto. Ecco, così. Quindi passiamo il filo lì. Ah, vi faccio perdere tempo, va bene. Passiamo così e poi lo passiamo di nuovo qui nei punti. Se vi scappa il filo perché è poco, ma questo non ve lo devo dire io, senz'altro lo saprete già, non preoccupatevi di mettere il filo nella cruna, lo lasciate libero, andate a prendere tutti i punti che riuscite a prendere. In pratica è il filo col quale abbiamo cucito che passa a cavallo delle catenelle. Facciamo questo lavoro, infiliamo il lago, poi mettiamo il filo nella cruna, così non abbiamo avuto più libertà di movimento nel caso il filo fosse poco, e tiriamo e via. Ma queste sono cose che mi sembra anche inutile doverle dire, ma visto che intanto le sto facendo, vi spiego quello che faccio. Adesso non ci rimane che togliamo questi marcatori, che non ci servono più, 1 e 1, 2. Abbiamo ancora il marcatore dell'altra parte, dell'altra manica, quindi vuol dire che noi questo marcatore, questo punto dove c'è il marcatore, lo lasciamo perché è destinato alla manica e continuiamo a cucire il primo punto libero col primo punto libero dello sprone, cioè uno della piastrella con quello dello sprone, che saranno i 32 iniziali. Andiamo a cucire anche l'altra parte del davanti. Eccolo finito e cucito. Abbiamo unito quindi lo sprone alle piastrelle. Adesso dobbiamo passare a fare le due maniche. Avevamo finito, se non sbaglio, il carré, quindi anche le maniche, con un giro di punto basso in bianco. Quando riprendiamo i 33 punti che sono stati attribuiti alla manica, questi, quando riprendiamo quei 33 punti, dobbiamo fare ancora un giro di punto fantasia in bianco. Poi proseguite con la stessa cadenza di colori, alternanza di colori, così come abbiamo fatto nel carré, e dovreste fare, cioè, circa 18 centimetri dal sottoascella alla fine manica.
indicativamente, scusate, dovreste finire con il bianco, però in base alla vostra tensione potrebbe anche essere diverso. Una volta non fate né aumenti né diminuzioni, finite con gli stessi 33 punti. Fate ancora 3 giri di punto basso e nel corso di questi 3 giri, anzi nel corso del primo giro di punto basso, diminuite 3 punti, cioè arrivate a 30. Con questo avete finito la manica. Dovete ancora fare un bordo tutto intorno al golfino, cioè nel davanti, nel bordo sotto e nel collo. Lo farete tutto di pezzo intorno, fate un primo giro, nel secondo giro vi create l'asola, cioè facendo 2-3 catenelle in base alla grandezza del bottone che volete mettere. Io consiglio sempre di comprare prima i bottoni, sulla base del bottone poi creare l'asola, perché potrebbe essere, cioè voi potete farla grande come volete, potrebbe essere che quel particolare bottone nella misura in cui voi avete già fatto l'asola non lo trovate, e allora è un problema. Quindi prima procuratevi i bottoni, così potete adeguare i bottoni, l'asola, scusate, ai bottoni. Fate 3 catenelle, saltate 2 punti bassi e continuate a lavorare a punto basso sempre secondo giro, distanziando le asole. Io ne ho fatte 3 e le ho messe solo nel carré, non ho messo i bottoni perché i bottoni saranno scelte, cioè ho fatto il contrario di quello che vi dico, perché questo è un golfino che mi hanno chiesto e i bottoni preferiscono sceglierli loro, quindi io ho fatto una misura media in base all'altezza di questo carré. Nel terzo giro, laddove avete fatto le 3 catenelle, farete i 2 punti bassi, non 3, ne fate 2 perché vi ho detto fate 3 catenelle e saltate 2 punti bassi. Io ho finito così, non ho fatto né punto gambero, non ho fatto punto zigzag, non ho fatto niente, perché mi sembrava che troppe cose nel bordino sminuissero un pochino il tanto lavoro che c'è nel cardigan, per cui ho preferito lasciarlo così, più diciamo anonimo possibile. Una volta finito il bordino non vi rimane che assicurare i fili e il lavoro è finito. Adesso vi lascio le foto diciamo di tutto quello che ho scritto, in modo che possiate salvarveli e supportate dalla parte di video, diciamo non descrittiva ma proprio applicativa di quello che abbiamo fatto, dovreste essere in grado di terminare questo golfino. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video.